Oggi è un video un po' particolare. Benvenuti su Cartoon Joe. Oggi parliamo di un cartone famosissimo e bellissimo, a mio avviso, di cui vi ho accennato nel wrap-up mensile di aprile. Adesso è giunto il momento di parlarne perché, se vi ricordate, avevo notato delle analogie con il periodo del lockdown, della pandemia, per quanto riguardava appunto la trama e alcuni aspetti di questo cartone animato. Bando alle ciance, parliamo di Il Gobbo di Notre Dame, visto con gli occhi di una persona che ha vissuto la pandemia. Franco, questo gesto molto italiano mi sembra ideale per iniziare questo video. Guardando questo cartone, oltre ad apprezzarlo veramente dal primo minuto fino all'ultimo, in tutti i suoi aspetti musicali, di trama, corali, storici, letterari, romantici, qualunque cosa, mi sono ritrovata a fare delle analogie tra alcune cose dei personaggi, alcuni fattori della storia in sé e alcune cose che hanno rappresentato in un certo senso alcuni periodi, se non altro, della pandemia che abbiamo vissuto in Italia, se non altro, perché all'estero io non so com'è che l'abbiano vissuta nel dettaglio. Perciò voi prendete questo video come volete, io lo prendo con una vena molto ironica, chiaramente non voglio pensare a complottismi vari ed eventuali, anche perché questo cartone è uscito nel 96, quindi mi sembra assurdo che ci fossero dei complottismi riguardanti premonizioni future o cose del genere, però mi ha fatto sorridere e di conseguenza ecco la vena ironica. Però allo stesso tempo è una vena anche che fa riflettere, è un modo carino di rewatchare qualcosa che magari si sa a memoria, però con un occhio differente. È un esperimento divertente che vi consiglio. Cominciamo con l'aspetto più palese di tutti, ovvero il lockdown di Quasimodo. Lockdown imposto da un potere superiore, che lui ovviamente si vive da un lato bene, perché comunque ha le sue passioni all'interno della casa, c'ha questi modellini, cioè cose che possiamo vedere come un'analogia con tutte le cose che ci siamo messi a fare in casa quando eravamo costretti a starci. Allo stesso tempo, ovviamente, più passa il tempo più se la vive male, perché vabbè, Quasimodo ci sta per 20 anni chiuso dentro la cattedrale, però se la vive male chiaramente perché lui vorrebbe vedere il mondo esterno, socializzare con le altre persone, e non può farlo perché sa che sarebbero intimorite da lui, così come se si tratta di una persona che ha fatto il Covid o cose del genere sarebbe più o meno la stessa cosa. Quindi questo è il primo aspetto che mi ha fatto un po' sorridere. Un'altra cosa molto simpatica che ho notato è il complottismo di Frollo. Questi 2 anni hanno dato il via a complotti di qualunque tipo, a delucubrazioni di qualunque genere su questo virus, sui vaccini soprattutto, su cose strane ed eventuali, e di conseguenza non posso che fare l'analogia col personaggio di Frollo, che complotta dall'inizio alla fine. Non solo per i suoi scopi personali, ma è un complottista nato, in quanto lui pensa che gli zingari siano addirittura i figli del diavolo, mandati per instillare il coraggio di combatterli. Insomma, è pazzo proprio. Io è questo che penso dei complottisti, mi dispiace, però mi intriga fare discorsi a livello fantastico su queste cose, ma quando la gente li prende seriamente, veramente pazzia, follia pura. E niente, mi ha fatto pensare a questa analogia il personaggio di Frollo. Un aspetto molto interessante che ho vissuto molto da vicino è il fatto che Esmeralda, danzatrice sottopagata già di base come professione, si batte, nonostante sia in una situazione di difficoltà, per l'uguaglianza dei diritti di tutti, che poi chiaramente poi va a giovare anche lei, ma lei non lo fa con lo scopo di giovare a se stessa, ma bensì a tutta la comunità che le è vicina. Il fatto che sia una danzatrice sottopagata, diciamo che è una realtà al di là della pandemia, purtroppo, perché in Italia così funziona, e ne ho parlato in altri video dedicati al mondo della danza. Questo periodo di pandemia per una professionista del settore, diciamo che non è stato facilissimo. Allo stesso modo, quando Esmeralda si ritrova chiusa in casa e non può praticare il suo lavoro, chiusa nella cattedrale, vabbè, lapsus, e non può praticare il suo lavoro che le frutta quella poca elemosina che le mette il cibo nel piatto, si dispera, perché chiaramente lei non può vivere chiusa tra quattro mura se vuole sopravvivere. E la stessa cosa vale per tutti i danzatori che sono rimasti chiusi in casa, gli insegnanti di danza, tutti i professionisti del settore dello sport. E insomma, vabbè, questa è un'analogia un po' triste, ma ovviamente non ho potuto fare a meno di rifletterci. questa fa riderissimo. Allora, i festini illegali alla Corte dei Miracoli.
A me ha fatto morire da ridere perché, vabbè, la festa dei folli è una cosa assolutamente fuori dalle analogie di cui sto per parlare, ma i festini alla Corte dei Miracoli sono bellissimi perché in un posto dove appunto non dovrebbe esserci nessuno, si nasconde un'intera popolazione di zingari che fanno la loro bella vita tranquillamente, senza essere ovviamente perseguitati e via dicendo, nascosti agli occhi di tutti, con tanto di mappa segreta per andare a trovare questo posto e soprattutto nascosti agli occhi della legge che invece prevede che non si facciano determinate cose. E vabbè, lì si tratta di un contesto storico che ovviamente non c'entra nulla con il fatto della pandemia, però mi ha ricordato situazioni da lockdown e post-lockdown, soprattutto quest'anno nel 2021, dove le cose erano più soft, diciamo, rispetto all'anno scorso, dove la gente, nonostante ci fosse il limite di 6 persone dentro ogni abitazione, faceva festini con un sacco di persone e quindi niente, mi ha fatto ridere. Con la differenza che loro non avevano un sotterraneo nel quale farle questi festini, ma li facevano sotto gli occhi di tutti, uscendone praticamente indenni. E vabbè, niente, cambiamo, passiamo al prossimo punto. Ora, questo è bellissimo. Quando ho visto Febo nell'ultima scena, non so se ve la ricordate, quella dove lui incita la folla parigina a battere, diciamo, il... Porca miseria, ho beccato il nervo del ginocchio. Quando Febo incita la folla parigina ad andare contro Frollo e contro quindi il potere forte che ha complottato per far sì che tutto il popolo andasse contro gli zingari, a me ha ricordato tantissimo un evento di cronaca che è successo di recente, che riguarda principalmente il cantante Fedez, che è anche un influencer che io seguo molto, per quanto la sua musica mi piaccia, a volte sì, a volte no, però come personaggio social, ecco, è un personaggio secondo me molto intelligente che ha fatto ultimamente, se sapete, se siete informati, dei discorsi molto democratici secondo me anche, andando contro a dei poteri forti che hanno cercato di censurarlo, hanno cercato di interrompere la sua campagna in favore degli artisti, in favore del DDL Zan. Insomma, non è la sede giusta per parlarne nel dettaglio, ci sono persone che ne hanno parlato molto meglio, tra cui Iris Babilonia, se volete vi lascio qua sotto il video che mi ha permesso di informarmi meglio su tutta la faccenda dagli albori fino ad oggi. Insomma, tornando al Gobbo di Notre Dame, a me il discorso di Febo, cioè il fatto di Febo che inizialmente si adatta in un certo senso a quello che il governo gli impone a livello di regole sanitarie, di quelli là, e poi alla fine si ribella completamente cercando di incitare il popolo, mi ha fatto pensare all'analogia Febo Fedez. Ultimo punto è il più interessante secondo me, ed è la frase che c'è all'interno del cartone: chi può decidere un mostro cos'è? Una frase, se non mi ricordo male, della canzone finale, non dell'inizio, perché diciamo che è un po' la morale della storia. Parlando del nostro cartone animato, il mostro dall'inizio del cartone viene identificato nel personaggio di Quasimodo perché nell'aspetto risulta a tutti un mostro e di conseguenza uno vedendolo si spaventa senza riuscire ad andare oltre l'aspetto. Cosa che invece succede in maniera inversamente proporzionale con il personaggio di Frollo che, vabbè, non è una bellezza, però è una persona normodotata che ipoteticamente dovrebbe fare le scelte più giuste per il popolo. Cosa che piano piano agli occhi delle persone risulta fasulla, in quanto ovviamente, come tutti sappiamo, Frollo prende delle decisioni fondamentalmente per il proprio interesse. L'analogia con quello che abbiamo vissuto è presto fatta, perché da subito noi chiaramente ci siamo spaventati, abbiamo seguito le regole, abbiamo visto questo virus nella sua forma peggiore perché non sapevamo come combatterlo e di conseguenza ci siamo semplicemente adattati a quello che ci è stato detto di fare. Con l'andare del tempo, molte persone, tra cui me stessa medesima, si sono accorte che in realtà alcune cose sono state fatte, a mio avviso, ovviamente, è un'opinione personale, ma penso che sia condivisa da molti, per favorire determinate categorie e invece danneggiarne altre, indipendentemente dalla contagiosità del virus, dai protocolli rispettati o meno e via dicendo. Non vorrei entrare nel dettaglio di questa mega polemica perché credo di averne già fatto abbastanza con i miei sfogio su Instagram, in varie stories, in altri video, insomma. Basta, non ho più voglia di fare polemica sull'argomento, però ho notato questa analogia e mi piace tantissimo questa frase perché è perfetta. È perfetta non solo per questo periodo, ma per la vita in generale, cioè andare oltre l'aspetto
per identificare chi veramente ci fa del male e chi invece, per quanto l'aspetto spaventi, ci può fare solo del bene. E detto ciò, questo Cartoon Joe è finito. Un po' particolare, però spero che vi sia piaciuto, che vi abbia interessato e fatto riflettere. Se è così, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace questa modalità di video, se vi è piaciuto questo video, se avete altre analogie da suggerire. A me è piaciuto tantissimo farlo, quindi spero che vi sia piaciuto. Se è così, ovviamente lasciatemi un pollicino di supporto. Se pensate possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. E se vi piace questo canale e quello che faccio, supportatemi iscrivendovi e cliccando sulla campanella. Noi ci vediamo domani con Danza con Joe, invece il prossimo Cartoon Joe sarà il 5 di giugno. Un bacione e ci vediamo alla prossima!